Ci parli delle tue tecniche di recupero e di conservazione? Cioè, tu che cosa fai? Trovi un pezzo e poi che tipo di interventi fai? Allora, questo era tutto spaccato, mancavano tanti pezzi e è tutto restaurato da me. Se possiamo vedere, delle cuciture fatte da me con i miei sistemi, con i miei sistemi, ecco, e sono rifatte le parti mancanti, ricucito, possiamo dire, rincollato con le mie tecniche, con le mie invenzioni, veramente, tutte le parti, tutto spaccato, tutto rovinato, ecco, come tutto risistemato. Ad esempio, ecco, questa tutta la butta via. Sono dei metodi particolari anche sul coccio, perché dentro molti pezzi, ora farò vedere, c'è un'intelaiatura di una base. Una volta ho visto, molti anni fa, un anziano dentista che disse, non ai nostri tempi, né mia che sono anziano né di giovane, ma verrà un tempo che ricostruiremo i denti in un modo futuro, così, con una prospettiva. No? Da quel discorso che lui ha fatto, ho studiato, ho fatto degli esperimenti, ho provato da me, alla Guglielmo Marconi, è vero, e sono venuti dei risultati, che ho visto alcuni risultati, altri invece sono stati ottimi, perfetti, meravigliosi per il legno, per il coccio, addirittura di rifare delle riparazioni con tecniche, con invenzioni particolari. Qualcuno mi ha tanto inseguito, ha detto, sono andato a vedere nel computer, ma non ho trovato niente di questo suggerimento così ipnotico, tanto non c'è niente da fare, veramente, dico, questo pezzo qua era spaccato così, ne mancava un pezzo così. E è tutto... proprio era assente. Sì. E il pezzo mancante l'ho rifatto, Daniele. Tu rifai il pezzo. Ecco, allora il discorso è questo. Se facciamo un pezzo e lo riattacchiamo lì, quello solo per i pezzi rotti ma già esistenti. Ma se io devo rifare il pezzo mancante, lo devo ricostruire sul posto. Perché l'effetto molecolare, se io faccio un pezzo a sé e lo rimetto lì, attacco. Invece se io faccio un pezzo che lo fondo lo nel posto, lì proprio, sì, ricostruito. E non solo, dentro questa parte qua c'è anche una piccola barra filettata di 3 mm che ne fa una certa armatura che si romperebbe dall'altra parte con qualunque urto, ma non mai più lì. E lei quando li restaura che colori usa? Allora sì, quando li restauro uso addirittura tutto un procedimento che, perché anche per questi, per determinate parti ho inventato specificamente, scientificamente addirittura anch'io delle parti che non le trovo in commercio ma le faccio io addirittura, e una parte uso dei prodotti che trovo in commercio avendo fatto esperienze per... Ma questo nel senso che utilizza le terre come se... Esatto, le terre in vasettini addirittura. Le terre, allora che succede? Sono due tipi fondamentali distinti. Un tipo è la terra, cosiddetto terra, cioè terra di vari colori, e un tipo è sempre naturale, però è ossido. Esatto, infatti che succede? Si fa con gli ossidi, no? Esatto, la terra ce ne vuole una quantità, è più economica, però ce ne vuole una quantità maggiore per avere lo stesso risultato di colore, la stessa, diciamo, tonalità, efficienza di colore. L'ossido ce ne vuole molto meno, quindi è molto più importante, perché che succede? Facendo l'impasto di una stuccatura, eccetera, una parte mancante fatta con la terra, bisogna metterne più, quindi si altera la composizione della stuccatura. Mettendo l'ossido ce ne vuole molto meno, di conseguenza addirittura si altera molto meno l'amalgama della stuccatura. Questo pezzo qua mancava un manico e è rifatto da me. Che cos'è? E non, questo era uno scola erba, non va confuso con lo scola pasta della fine dell'Ottocento, l'alimentazione d'inverno con le erbe cotte. Che succede? Cuocevano l'erba, detto nel paiolo, perché non nei cocci, cioè nel contenuto di rame, con l'acqua, diciamo, lessa, poi veniva scolata, per farla scolare bene, sopra all'acquaio dove tenevano le bocche, veniva messa su cocci così, e questa scolava, la pigiavano e scolava, la pasta molto dopo era quantomeno per la grande. I disegni, questi disegni qua, mancanti, addirittura quelli mancanti li ho rifatti tutti io. E qui sotto è rifatto il piedistallo, perché era tutto consumato in parte, perché appoggiato addirittura nell'acquaio che era di mattoni, e tutto è ricostruito da me, con tutto il trattamento. Qui possiamo vedere le colature sotto, addirittura che c'è, e tutto è ricostruito da me, questi come molti altri.